Il racconto dello scrittore Giuseppe Gallato, La Fata Morgana, è una trasposizione fantasy del mito siculo calabrese dell'omonima fata. Per chi non lo sapesse, tale figura fu importata durante l'invasione normanna e trae le sue origini dalla cultura celtica che influenzerà a sua volta il ciclo arturiano. Nella versione siculo calabrese, Morgana si innamorò della Sicilia e decise di trasferirsi in quella terra incantevole, dove eresse un palazzo di cristallo. Ogni tanto la memoria di Camelot prendeva il sopravvento, facendole provare nostalgia. Ma la nostra fata aveva diversi passatempi che la distraevano e alcuni di questi erano particolarmente macabri. Narra la leggenda che un re barbaro, giunto a Reggio Calabria, voleva raggiungere la Sicilia. Un giorno gli si presentò una donna bellissima, apparsa dal nulla per offrirgli l'isola. Era agosto, le acque erano tranquille e neppure un alito di vento turbava la pace e la serenità del luogo. E mentre l'aria era tersa e limpida, la magia della fata fu in grado di far apparire la Sicilia vicinissima, così vicina da poterla raggiungere in una breve camminata. Il re vide gli alberi da frutto, il vulcano che eruttava, le spiagge, le vie di campagna e perfino gli uomini che scaricavano merci dalle navi nel porto. Fu a quel punto che il re barbaro si tuffò in acqua, sicuro di poter raggiungere l'isola con poche semplici bracciate. Ma quando l'incanto si ruppe, lui affogò miseramente, in quanto quello era solo un miraggio della fata. Nel racconto di Gallato, la fata Morgana assume un ruolo di guardiana dello stretto di Messina, proteggendo il suo regno dalle invasioni. Ma lei sa che in futuro qualcuno riuscirà a conquistare l'isola. Ma quel tempo per lei è ancora lontano. Tale mito è nato per spiegare l'effetto ottico della fata Morgana, che rende più grande l'immagine vista dall'occhio e dall'illusione che si avvicina. Il tutto avviene quando sulla superficie del mare minuscole goccioline di acqua rarefatta fanno da lente di ingrandimento. Tale miraggio è molto raro e accade quando sussistono ben determinate condizioni atmosferiche nelle giornate particolarmente calde e afose. Si distinguono quattro tipi di fata Morgana. Morgana semplice o sottomarina, quando lo specchio ondoso ripercuote gli oggetti stanti sulla riva individualmente, semplicemente senza moltiplicarli. Morgana centupla o molteplice, quando la ripercussione avviene moltiplicando gli oggetti medesimi e mostrando ora da un punto, ora da un altro, dei luoghi circostanti sempre centuplicati. Morgana gasforme o atmosferica, quando le rive dell'opposta Reggio si avvicinano a quelle di Messina. Morgana mista o diride freggiata, quando le immagini si osservano contemporaneamente, ripercosse dal mare e dall'aria, freggiate e contornate dai colori dell'iride. Nella storia viene citata anche la dea Morrigan, la dea celtica con una doppia natura, quella della guerra e della morte, ma anche della fertilità e della vita. Si può trasformare in un lupo o in un corvo e annuncia la morte agli eroi più valorosi. Insomma, lo stretto di Messina pare proprio uno dei luoghi più pericolosi al mondo,
con un concentrato di creature fantastiche sconcertante: sirene, Scilla, Cariddi e la fata Morgana. Fate attenzione, incauti navigatori.